Mastelisa è una multinazionale di origine italiana, acquisita 2 anni fa, alla fine 2011, da una società giapponese che si chiama LIXIL. È una multinazionale distribuita in praticamente tutti i paesi del mondo, con 1,4 miliardi circa di fatturato aggregato. Il business di Mastelisa si concentra nella progettazione e ingegnerizzazione di facciate architettoniche complesse e nella realizzazione di progetti nell'ambito di interior, sia come general contractor sia come esecutore. All'interno del gruppo, la divisione sistemi informativi copre anche una parte del supporto al business, con una soluzione molto innovativa che per Mastelisa ha voluto chiamare PMF, che sta per Mastelisa Moving Forward. È una soluzione molto complessa che per Mastelisa ha distribuito, gestendo tutta la parte di infrastrutture e di architetture complesse in tutti gli uffici principali in giro per il mondo, ed è una sorta di configuratore di prodotto per quello che è il nostro prodotto principale, che è quello delle facciate architettoniche complesse. PMF consente di gestire la complessità dei singoli progetti, ottimizzando la parte dei costi ed ottimizzando complessivamente le performance del progetto. Il PMF è basato principalmente su tutto il framework infrastrutturale e architetturale di Microsoft, quindi a partire da Windows 2012 per finire a tutte le tecnologie .NET e su SQL Server in particolare come engine database. In particolare per la parte SQL Server e l'ultima release, la 2014, stiamo facendo tutta una serie di esperienze in produzione, in particolare per la gestione dell'elaborazione in memory, in particolare per gli algoritmi di ottimizzazione che il PMF contiene al proprio interno. Utilizziamo molto tutta la parte di backup on cloud e tutta la parte di gestione degli accessi distribuiti, dovendo gestire un'architettura che è service oriented completamente, distribuita su una miriade di uffici più o meno grossi. Il PMF è una soluzione che noi riteniamo abbastanza complessa, sia per l'architettura distribuita che per il livello di sofisticazione proprio applicativa. Credo che i motivi del successo del PMF, quantomeno per Mastelisa, siano stati sicuramente l'avere una squadra di riferimento di professionisti molto molto forte, d'avere comunque dei partner molto forti sulle tecnologie Microsoft e molto forti in generale sulla gestione della complessità, e riuscire ad utilizzare le diverse tecnologie con equilibrio. In particolare noi stiamo facendo delle esperienze abbastanza positive sull'utilizzo di tutta la parte cloud di Microsoft. Stiamo facendo delle esperienze molto positive su alcune funzionalità specifiche, quindi ripeto la parte di memory in particolare. Sono delle funzionalità che ci danno valore aggiunto e ci permettono di superare alcuni limiti o alcune problematiche legate alle performance o legate all'affidabilità e la disponibilità complessiva dell'infrastruttura e dell'architettura di servizio.